Luigi Cipolletti, alla luce di quanto detto da Berlusconi ieri, insomma, si apre un altro scenario, lui sarebbe disposto, come dire, a farsi da parte, perché ha come obiettivo quello di ricompattare il vecchio centrodestra. Innanzitutto lei ci crede? Ma io non so se la dichiarazione è stata fatta da Berlusconi, perché non dovrei crederci, però la cosa che mi stranizza e mi meraviglia è la riflessione complessiva che tutti gli altri stanno facendo, dicendo che potrebbe essere questa una cosa utile e importante per gli italiani, solo che io penso invece che una cosa utile e importante per gli italiani potrebbe essere invece il ritorno di Berlusconi e il compattare tutti sotto il nome di Berlusconi. Tra l'altro poi c'è anche l'esigenza, come dire, richiamare quelli che erano i vecchi alleati, quindi insomma si sta tentando sia con l'UDC che con FLI. Entrambi apparentemente sembrano situazioni, insomma, come dire, non facilmente risolvibili. Ma guardi, io credo che un uomo di mediazione, un uomo che potrebbe unire tutti, sia ancora Berlusconi. Non credo che Casini e Fini potrebbero sostituire la figura di Berlusconi in questo momento, a meno che non si ricerchi una figura nuova che abbia il carisma di Berlusconi e che abbia anche la capacità di essere un grande mediatore per coagulare tutti in quest'area di centro e per far sì che ci sia una battaglia alla pari con l'area di centrosinistra. Sempre in questi giorni, insomma, ormai è accaduto di tutto, insomma, scandali in tutte le regioni, proprio non ultima, parliamo di qualche ora fa, insomma, riguarda anche l'IDV e un consigliere regionale del Lazio. Ma guardi, io non gioisco di niente perché quando succedono queste cose sono veramente delle cose che rattristano e mi dispiace per Antonio Di Pietro, mi dispiace per il Partito dell'Italia dei Valori, mi dispiace per la politica. Però veda, un anno e mezzo fa Antonio Di Pietro cercava sul mio conto e sul conto di altri comportamenti di grande scorrettezza, poi invece si è visto che i comportamenti nostri erano comportamenti di grande correttezza e la scorrettezza invece ce l'ha all'interno della casa dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro. Antonio Di Pietro dovrebbe riflettere e dovrebbe essere molto più riflessivo prima di dare giudizi molte volte sbagliati e dovrebbe riflettere abbondantemente anche all'interno della propria casa che molte cose che lui ha portato avanti non sono sicuramente utili né per il Paese né per il suo partito. Questo mi dispiace, come le dicevo, e spero che non si verifichino più situazioni del genere né all'interno dell'Italia dei Valori e né all'interno degli altri partiti. La politica è una cosa seria e deve essere messa in mano a delle persone serie e a delle persone che amano veramente il Paese. Una ultima battuta la dobbiamo fare anche sul PD e su quello che sta succedendo, insomma c'è stata la dichiarazione di D'Alema prontamente poi rintuzzata da un Renzi anche stizzito, insomma, da quello che è stato poi il contenuto stesso, insomma, dell'affermazione del presidente D'Alema, però se loro numericamente potrebbero facilmente vincere le elezioni hanno un problema di fondo, cioè all'interno del PD per esempio che il partito più forte c'è chi è con l'agenda Monti e chi è contro l'agenda Monti. Guardi, io sono contro l'agenda Monti, perciò tutti coloro i quali hanno questa posizione non favorevole a Monti hanno la mia condivisione sotto il profilo politico. Per quanto riguarda Renzi sicuramente non è il nuovo, è quel nuovo che lui vorrebbe dire e che vorrebbe portare avanti. Basterebbe guardare negli annali e basterebbe guardare anche nel percorso che Renzi ha fatto sino ad oggi per rendersi conto che questo Renzi non è completamente il nuovo. Ed ha ragione qualcuno che all'interno del PD lo contesta e lo contesta in modo aspro.